Ciao, nel video di oggi ti mostro due combinazioni molto utili da fare al sacco che servono proprio per abituarti a fare i movimenti di schivata con il tronco e anche usando il movimento di gambe per muoverti intorno al sacco. Qual è uno degli errori che commettono molti principianti di box quando si allenano al sacco? Che girano solo da una parte. Ad esempio, nel caso di guardia normale, come nel mio caso, sinistra avanti, destro dietro, quando si fa il sacco si tende sempre a girare verso sinistra. Quindi io sono qui, faccio il sacco e giro sempre da questa parte e non si gira mai verso destra. Nel caso di un mancino, col destro avanti e sinistro dietro, si gira sempre da questa parte, proprio perché il primo colpo è il destro, quello che fa sempre l'azione, quindi faccio sempre anche il passo con la gamba destra e ruoto solo da una parte. Invece, quando ci si allena a sacco, bisogna abituarsi a girare da tutte e due le parti, quindi sia a sinistra che verso destra. Queste due combinazioni ti permettono proprio per abituarti a muoverti intorno al sacco da una parte e dall'altra. La prima combinazione è posizione di guardia sinistro, destro, gancio. Faccio una piccola schivata con il passo della gamba, perno, ok? E poi dopo ci sta il destro per rientrare e mi muovo verso sinistra, quindi ruoto dalla parte di sinistra. Quindi ti faccio rivedere, poi dopo te la faccio vedere al sacco. Sinistro, destro, gancio, perno, destro e vado via a sinistra. Seconda combinazione, sinistro, destro, schivo in questo caso il sinistro dell'avversario, quindi mi piego verso destra caricando questa gamba, poi con le gambe ruoto girando a destra, ok? Faccio praticamente una specie di perno verso destra che mi permette proprio di ruotare con le gambe e di girare intorno al sacco dall'altra parte. Ok? Quindi te le faccio vedere a vuoto. 1, 2, gancio, perno, destro e vado via a sinistra. Seconda combinazione. 1, 2, mi piego e vado via verso destra con le gambe. È importante questo passo con le gambe per andare via verso destra. E anche il piegamento, carico la gamba destra per darmi la spinta per andare via e poi dopo posso rientrare, ok? Quindi al sacco il movimento è questo. Sono davanti al sacco, come ti dicevo prima, molti commettono l'errore di girare solo da una parte, quindi guardia normale, giro solo di qua, a sinistra, ok? E giro sempre da questa parte, faccio qualsiasi combinazione, poi giro sempre di qua, ok? Che magari al sacco va bene, però poi se ti abitui a girare solo da una parte non va bene quando magari fai lo sparring con un compagno, perché girando solo a sinistra l'avversario dopo un po' lo impara e ti può colpire con un colpo incrociato, ok? Quindi ti devi abituare a girare sia a sinistra che a destra. Queste due combinazioni sono ottime per imparare il movimento di gambe. Quindi 1, 2, gancio e vado via. Ok. Dopo che ho fatto il perno posso entrare subito col destro o se no vado via semplicemente di qua. Quindi prima combinazione. 1, 2, gancio e vado via di qua. Ok. Quindi 1, 2, gancio e vado via. Ok. Seconda combinazione. La faccio vedere qui, 1, 2, mi piego e vado via a destra, ruotando con le gambe di qua, qui, qua, e poi dopo posso entrare su. Quindi fai un paio di riprese facendo solo queste due combinazioni e fai 10 o 20 ripetizioni, ripeti 10 o 20 volte ciascuna di queste due combinazioni, in modo che man mano che le fai, che le ripeti sempre di continuo, dopo un po' ti entrano in testa in maniera automatica. Quindi, ad esempio, adesso faccio 10 ripetizioni per ciascuna combinazione. Quindi, 1, 2, 3. Nove,
10 e stop. Seconda combinazione, 10 ripetizioni. Due, tre, quattro, cinque, sei, sette, 8, 9, 10 e stop. Ok, questo per due o anche tre riprese, in modo che memorizzi il movimento. Una cosa molto importante, un consiglio che ti do: quando fai le schivate e il perno, all'inizio fai il movimento ampio, ok? Va bene che in una situazione reale devi essere veloce, quindi lo fai piccolo e ruoti, come le schivate. Sono dei piccoli movimenti. Però all'inizio, per imparare bene a piegarti col tronco e capire che ti devi dare la spinta con la gamba, fallo ampio il movimento. Quindi, 1, 2, qua, mi piego bene e poi vado via. Stessa cosa dall'altra parte. 1, 2, mi piego bene e poi vado via. Ok, io adesso lo faccio veloce perché ha tanti anni che le faccio, le ho memorizzate, quindi mi viene proprio istintivo farlo in velocità. Però all'inizio lo facevo proprio ampio, quindi 1, 2, 3, mi piego qua, oppure 1, 2, mi piego bene qua, per sentire questa gamba carica, ok? Molto importante, quando schivo carico bene la gamba per il perno, sia a sinistra che a destra, ok? Quindi abituati a fare queste due combinazioni al sacco, in modo che così impari a muoverti intorno al sacco sia da una parte che dall'altra, ok? Questo è molto importante, da un errore che commettono molti principianti, quello di girare solo da un verso, ok? E non sfruttano bene il gioco di gambe per muoversi intorno al sacco. Quindi succede che quando si fa il sacco solo di braccia, gambe ferme, oppure magari si fanno dei passi proprio fatti trascinandosi le gambe, così non va bene. Cioè i passi intorno al sacco devono essere fatti in modo che siano realistici da applicare quando magari c'è un avversario davanti. Se io sto al sacco e faccio 1, 2, 3 qua e poi mi muovo piano, non è realistico questo movimento, non ti serve a niente. Dalla stessa cosa dall'altra parte, 1, 2, mi piego, poi cosa faccio? Vado via così, ok? No, devo farlo bene la rotazione, quindi qua e vado via bene, devo essere veloce, ok? Colpi veloci e spostamenti di gambe veloci. Il tronco mi piego bene per memorizzare questo movimento del tronco, che piego carico, piego carico, piego carico questa gamba. Stessa cosa quando carico e voglio rientrare, devo caricare bene il peso del corpo da una parte, in questo caso a sinistra, per partire col sinistro, destra montante, ok? Va bene, quindi fai queste due combinazioni, metti un like se ti è piaciuto questo video, scrivimi nei commenti qui in basso e ti aspetto nel prossimo video di allenamenti di box al sacco. Ciao!